sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldue-torri.it. Incendiato nella notte tra martedì e mercoledì il dispositivo elettronico del cancello di accesso al comune di Pago Vallo Lauro. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati alcuni dipendenti comunali che ieri mattina si sono recati ad aprire gli uffici. Immediatamente è stato informato il sindaco Antonio Mercogliano, che si è recato presso il locale commissariato di polizia per denunciare il grave accaduto. Non c'è pace per la comunità di Pago Vallo Lauro. Sulla natura dell'incendio che ha danneggiato il cancello elettrico pare non ci siano dubbi. Le fiamme sono di origine dolosa. La conferma è arrivata anche dalla presenza di liquido infiammabile rilevata sul posto. Ancora una volta, a distanza di poco tempo, in paese si torna a parlare di gravi episodi di cronaca ed ora la gente di Pago comincia ad avere seriamente paura. Un episodio singolare, decidere di incendiare il dispositivo elettronico di un cancello, potrebbe però avere tante chiavi di lettura. Qualcuno ha voluto far intendere: decidiamo noi quando aprire e chiudere il comune? Se vogliamo in comune non ci entrerete più? Siamo noi a stabilire cosa fare e cosa no? Ora tocca agli inquirenti di polizia far luce sull'intera vicenda. Non si esclude alcuna ipotesi, ma è chiaro che siamo in presenza di un fatto gravissimo, l'ennesimo che si verifica a Pago Vallo Lauro, comunità che nel giro di pochi mesi ha registrato omicidi, arresti ed attentati incendiari.